in grande forma. No, ho l'influenza da due giorni, sono a pezzi, ho febbre, quindi... Così c'è stato un bel coro a metà del secondo tempo da parte dei tifosi della Cremonese dedicato al mister, volevo sapere così con tuo parere. E l'altra domanda che ti faccio al volo è se, come hai visto la Cremonese, se puoi dire una parola. La terza, che invece è una considerazione, sei andato in Serie A con Novara, Serie C, Serie B, e sei andato in Serie A, ci vai col Pordenone, e l'unica volta che non ci sei andato sappiamo qual è. Allora, siccome ha fatto l'ultima considerazione, a due punti della Serie A, punto. Puntini, puntini. Poi, ognuno sa cosa è successo là. Prima, girone d'andata, vittoria, Cremonese e Parma. Due punti della Serie A, neopromossa come noi, non con il clamoroso mercato che è stato fatto quest'anno, no? Penso che non ci arrivi neanche, eh? Ma tanti anni luce sotto. E quindi, seconda, mi fa estremamente piacere che c'è stato un affetto ricambiato. Mi hanno sempre dimostrato un grande calore umano, ed è la cosa che a me piace di più dove vado a lavorare. Ho la fortuna, non dappertutto, ma in tanti posti, di ritrovare questo. Quindi mi ha fatto estremamente piacere questa, perché la mia esperienza è stata solo che positiva, alla Cremonese e a Cremona città. E vi ringrazio tantissimo. La terza, non mi ricordo. Come hai visto la squadra? Come ho visto la squadra? Io sono abituato a guardare a casa mia, però lo dico perché lo penso, perché altrimenti non risponderei. Penso che ho visto una squadra tosta, forte, che può mettere in difficoltà sempre chiunque. Quindi non lo so, dopo il resto, se mi chiedi come ho visto la squadra, ti dico una buona squadra, una bella squadra. L'ha dimostrato di grande qualità. Forse c'era un po' di tensione della partita di qualche giorno prima, anche se abbiamo sempre cercato di guardare alto, di guardare alla prossima che arrivava, appunto, che era la Cremonese. Noi siamo una squadra che lavora molto sull'aspetto fisico, cerca di tenere il campo bene, vediamo, e un po' di fatica ce la portiamo addosso dopo un campionato, mezzo campionato tirato veramente in maniera importante, fisica, abbiamo un grande consumo. Quindi c'era un po' di tensione in più, secondo me, abbiamo un po' sofferto. Del resto sarebbe strano che noi non soffrissimo contro la Cremonese. Però abbiamo sempre tenuto duro, forse al primo minuto c'è stata l'occasione più grossa loro. Ciao. Poi arrivare a fine primo tempo non mi sembra sia successo grandi eventi. Sì, nemmeno da una parte o dall'altra, e abbiamo trovato il gol, l'abbiamo difeso con ordine, secondo tempo abbiamo rischiato solo nel finale, prima degli ultimi minuti non abbiamo subito la costanza loro, ma non situazioni da gol. Quindi su quelle partite sporche, io le chiamo partite che si giocano dopo tre giorni, un'assurdità, quarta partita, Cremonese veniva da una partita in meno, erano decisamente più brillanti, più reattivi di noi, che non aveva giocato con lo Spezia, e quindi ce la siamo portata a casa sudata, lottata come il Pordenone. Io dico sempre, se poi si pensa che il Pordenone sia un'altra squadra, ha trovato la strada sbagliata.